Della giuria è quanto segue. Le ragazze verranno giudicate con un voto da 6 a 10 e questo contribuirà ad assegnare la fascia. Le ragazze faranno 3 uscite e il giudizio della giuria verterà per quanto riguarda la prima uscita, la sfilata, quindi la capacità di indossare e di portare l'abito in passerella. La seconda uscita, che sarà sempre con una sfilata in abito elegante, e quindi giudicherete il portamento e la capacità di portare l'abito, e non solo questo, ma anche un po' di cultura generale, perché alle ragazze verranno fatte Eh delle sì, domande molto, molto interessanti non vedo l'ora. e divertenti, che loro sono terrorizzate da queste domande, ma dovrete giudicare anche il loro grado di cultura generale. E infine, la terza uscita, valuterete la fantasia e la creatività delle ragazze, perché proporranno un outfit natalizio. Quindi questa terza uscita sarà molto fantasiosa e sarà compito vostro valutarne anche insomma, il Eh sì, grado la di fantasia, la fantasia, creatività, insomma, devono la darsi. creatività di ogni Si sono date da fare, ragazza, ma ci saranno cose molto, molto esatto, carine, molto interessanti. originali anche. Salutiamo anche i fotografi ufficiali di Miss Inverno 2018, Veronica Caprarella, Giacomo R, Mauro Frassinetti, Gianni Lari, Manfredo Scacciotti, Paolo Lerda, Piero Foto e videomaker Mauro Vallanti, che realizzerà lo speciale video della serata, arrivato da Roma apposta Esatto. per l'occasione. Tra l'altro ha abbandonato la finale del Fanta Festival di Roma per venire qua Tutto con per noi, noi, insomma. È un allora un ringraziamento doppio. doppio piacere averlo con Esatto, noi. doppio piacere. Ed entriamo nel vivo, Selene. Esatto, perché la serata è ricca, Eh effettivamente. sì, e soprattutto è dedicata a loro. Quindi è il momento di cominciare a scoprire le 25 concorrenti a Miss Inverno 2018 in che modo? Vedendole sfilare per la prima uscita Esattamente. casual. Allora, vieni Selene, noi ci mettiamo Ci qua mettiamo in un qua, lasciamo angolino. spazio a loro perché il Diamo palco sarà tutto spazio. loro. Poi alla fine mi hanno detto che tu suonerai il piano. Sicuramente, così li faccio fuggire tutti. Io suonerò piano invece. Va bene. Allora, prima uscita casual, ricordiamo le acconciature che sono di Fiorella Schiavinato, diversamente parrucchieri con il team Matrix Liguria, il trucco di Carol Ramos di Savona e l'abbigliamento sia per l'uscita casual che per l'uscita elegante che è del negozio Target di Albenga da 3 anni con Miss Inverno, veste Esatto, praticamente grandi tutte le amici Miss ormai, grandi Inverno. intrattenitori, Target di Via Dalmazia numero 36 ad Albenga, le ha vestite meravigliosamente, sia È in un vero. effetto casual che in un effetto elegante, che vi stupirà decisamente, È ma vero, e devo loro sono dire. molto fantasiosi, È vero, e molto. devo dire che tra l'altro io abbiamo fatto un servizio fotografico prima del concorso Esatto. per presentare le ragazze sul web e sui giornali e lo abbiamo fatto con gli abiti casual che ora vedrete. E devo dire che molti abiti casual erano più simili ad eleganti addirittura, Esatto, per cui. perché forse la particolarità di Target è anche quella di saper vestire un È vero. casual ma molto elegante e di Molto elegante. classe, quindi si confonderanno un po' tra il casual e l'elegante e vi stupirà soprattutto per la scelta che hanno voluto fare su queste bellissime ragazze. E allora, ai posteri, o meglio, non ai posteri, ma questi, la tua Esatto. sentenza, perché è il momento di iniziare con l'uscita casual di Miss Inverno 2018, cominciando naturalmente dalla nostra numero uno che arriva da Alassio a 26 anni e si chiama Jessica Garrido. Come on, rest your head.